ruolo fondamentale di Banca Etruria per l'allestimento di questa importante mostra in programma fino a novembre, perché in fondo è la Banca dell'Oro. Sì, la Banca dell'Oro, la Banca di Arezzo, la Banca dell'Oro, ma non è poi un merito nostro, cioè è diventata la Banca dell'Oro perché ad Arezzo c'è questo insediamento così forte, storico di aziende orafe che hanno sviluppato anche un sistema finanziario annesso alla produzione orafa in cui noi ci siamo specializzati, ecco, in questo senso la Banca dell'Oro, ma con cifre che fanno impressione perché facciamo un trading di oro intorno alle 130 tonnellate all'anno, se consideriamo che il mercato mondiale si aggira fra le 700 e 800 tonnellate, quindi non è un modo di dire. Ovviamente questa mostra sull'oro, ma poi una mostra sofisticata, è molto intrigante, il gioiello nuovo fatto sulla base dell'archeologia antica, non è dell'archeologia degli antichi, etruschi, eccetera. È una cosa molto bella e io spero che sia un incentivo per sviluppare anche un turismo estivo. In genere queste mostre trascinano con sé degli interessi notevoli, ecco. Speriamo che sia così anche questa volta.